cosa che le chiedo è come si è appassionata alla storia della protagonista che poi insomma le ha portato fortuna in questo film. Io l'ho incontrata nel 2009 in una mostra a Milano dove per la prima volta le sue fotografie, quelle che fino allora erano state riattribuite a lei, sono state affiancate a una mostra di Robert Capa, del suo compagno. E da lì mi sono incuriosita alla sua vicenda, stavo però ancora lavorando al libro precedente, Le rondini di Montecassino, e quindi niente, mi sono comprata questo catalogo, questa biografia di Hermé Schaber che diciamo, nasce praticamente insieme alla curatela della mostra, e poi in anni successivi avevo all'inizio l'idea di un racconto che raffrontasse le storie di varie donne che si sono confrontate con la guerra per raccontarla sia con parole che con immagini, e da lì invece è nato poi questo romanzo, è nato proprio più o meno nella forma che poi le ho dato. Donne e guerra, appunto, che cos'è che può trasmettere questa figura a chi non ha letto il libro, no? Che cos'è che può raccontare? Cioè, se lei dovesse spiegarlo in poco, il messaggio che può uscire da questa storia? Ma in realtà appunto un romanzo è sempre qualcosa, vuole sempre essere qualcosa di più di un messaggio, per cui è anche questo libro ha questa struttura particolare, per cui lei in realtà non è mai direttamente in scena, è sempre raccontata attraverso gli occhi degli altri, attraverso lei in realtà lo sappiamo sin dall'inizio come è andata a finire la sua vita, cioè che è morta giovanissima, neanche 27 anni, facendo questo mestiere di fotoreporter, di reporter di guerra. Spero che trasmetta così la vitalità che aveva questa donna, che è arrivata la fotografia di quel genere, il fotoreportage, la fotografia in prima linea, attraverso tutta una serie di vicissitudini, di anni difficilissimi per l'Europa degli anni 30, e che nonostante appunto questo è sempre rimasta una donna capace di essere piena di energia, ma anche piena di voglia di vivere, e che lasciò questa eredità e questa traccia indelebile in coloro che le sono stati vicini e che diventano i narratori di questo libro, quindi lei in qualche modo è il centro di una specie di piccolo coro che ci rimanda a una generazione di ragazzi, perché erano tutti molto giovani, anche più giovani di Gerda, che insomma che seppero affrontare con coraggio e spesso con leggerezza e con pienezza un periodo molto molto difficile. Ecco, da scrittrice e invece da osservatrice la